Anche le favole prima o poi finiscono e così la saga del matrimonio tra Alberto di Monaco e Charlene Whitstock va verso la conclusione. Dopo tre giorni di festa sui due potrà calare il sipario, ma ieri sera c'è stato il tempo per l'ennesimo ricevimento ufficiale. La tensione scende e così ambienti vicini all'organizzazione cominciano ad ammettere gli scontri tra i due alla vigilia del matrimonio e l'esistenza di una nuova domanda ad Alberto, sarebbe la terza, di riconoscimento di paternità. Charlene, thank you for putting up with Ringraziando tutti, il principe ha messo le mani avanti, dicendosi grato a Charlene perché saprà comprendere i suoi impegni, le sue assenze e le sue idiosincrasie. And you are wonderful. Sometimes patient woman. Con me sei una donna meravigliosa e a volte paziente, le ha detto prima di tagliare la torta al suono di un famoso successo italiano. La serata poi è finita nel più classico dei modi, coi fuochi d'artificio a illuminare la notte del piccolo e ricco principato.